Ciao ragazze, questo è un video sugli acquisti e sono acquisti, diciamo, di qualche giorno fa e anche di poche ore fa. Sto cercando di posizionare la luce in modo che voi vedete meglio, perché a volte mi rendo conto che è difficile. Allora, ho comprato prima di tutto 6 scatoline per gioielli. In questo bellissimo color azzurro, azzurro cielo, con questo giochettino bellissimo, ragazzi, che è fatto proprio bene, mi piace. Scusate, questa qui non so le dimensioni, penso che sia un 9 per un attimo 9 per 6, 9 per 7, insomma, va sia il braccialetto o gli orecchini. L'anello mi piace molto e l'ho comprato in un negozietto vicino a casa mia. Poi ho comprato sempre da questo negozietto vicino a casa mia solo una, però perché sono fatta in questa maniera qua, allora molto elegante, con questi riflessi che vanno dal verde, oro, marroncino. Il sacchettino qui è leggermente bombato. Mi piace, e è un completo, c'è un pelucchio, collana, orecchini, anello, e l'ho pagata, se non mi sbaglio, 1 euro, non mi ricordo ora in questo momento, metto qui così. Poi ho comprato il negozietto che vende roba per Fimo, eccetera, eccetera, questi stampini per pasta Oplà. Premetto che è della stamperia. Premetto che io non ho mai usato stampini perché non mi piacciono, perché dico che comunque sia una cosa fatta a mano, è fatta a mano, altrimenti è inutile, perché ecco, sì, lo stampino è utile però. Solo che da un po' di tempo a questa parte, ovviamente cercavo di fare altre cose, altre forme, e trovandomi vicino a questo espositore con questi stampini, c'erano di forme davvero graziose e suggerita dal mio ragazzo, ho detto provali, male che vada, li presti a qualcuno, li vendi, insomma. Così li ho comprati, ci sono varie forme, come vedete, a farfalla, fiorellino, quello che tengo io, orsetto, stella e cuore. Non ho comprato quelli a cuore che volevo, per un semplice motivo, perché praticamente li hanno fatti davvero, davvero male, a mio parere. E con mio grande dispiacere, anche questi sono fatti male e non me ne sono accorta. Perché non so se si nota. Allora, qui è tondo. Qui invece, cioè, è a punta. Non si nota più di tanto, diciamo. Però qui è lo stesso. È a punta. Non si nota. Va bene. Qui invece, guardate qui. C'è un lato dove dovrebbe esserci due curve, diciamo. Cioè, c'è proprio un segno netto. E quando vado a fare una prova o un qualcosa, si nota, e si nota anche tanto, perché, cioè, è bruttissimo come segno, ragazzi. È proprio brutto. A me non piace assolutamente. Cerco un attimo un po' di fimo per farvi vedere. Aspettate un secondo. Ecco qua, l'ho anche steso. Guardate, vi faccio vedere. Vabbè, non si usa così, però è solo per dimostrazione. Ecco qua, guardate qui. Cioè, si nota. Si nota e non mi piace affatto. Infatti, penso che questo qui lo userò come dosatore al limite. Non mi piace e l'ho pagato anche un bel po'. L'ho pagato circa 3 euro qualcosa, 3,20 euro circa. E non mi piace assolutamente. Mi aspettavo di più dalla stamperia, anche perché è sempre nominata. Comunque, premetto che questo è il primo prodotto che compro loro, quindi vedrò col tempo. Anche questa pasta Oplà volevo comprare, ma costa davvero troppo, costava sui 6 euro circa. Ho detto cacchio. E quindi ho lasciato stare. E questi qua. Poi ho comprato questi qui, che sono degli stoppini per candele. Abbiamo visto un video e lo vogliamo creare, e così ho comprato questi stoppini che sono lunghissimi, quindi io penso che
taglierò e utilizzerò varie parti. Poi magari se volete vi faccio un video, lasciate un commento qui sotto. E l'ho pagati, mi pare 1,20 euro, 1,50 euro, non mi ricordo. E ne sono 6. E sono 20 centimetri. Spero si legga. Sempre la stamperia. Ok. Poi, sempre in questo stesso negozio, manca qualcosa. Ho comprato questi qui. I famosi, diciamo, bassalingua, possiamo chiamare, le stecchette di legno. Sono 12 stecchette di legno da 11 cm per 0,5. Si legge qualcosa? Spero di sì. C'è troppa luce. Ecco qui. E devo ancora provarli, però vi farò sapere come mi trovo con questa marca decorabilia. Sempre la stamperia comunque, perché lo stile è quello, è sempre quello comunque, se non è che varia. Infine, gli ultimi due acquisti sono stati la stearina, sempre della stamperia, 100 grammi, e l'ho pagata, mi pare, 1,50 euro, 1,20 euro, non mi ricordo, comunque è un prezzo intorno ai 2 euro, ma diciamo, sempre della stamperia, e sono 100 grammi. E cera praticamente, diciamo. E se per fare le candele, io avevo intenzione di comprare le candele per poi romperle, però comunque sia, volevo provare anche questo metodo praticamente. E quindi ho comprato 100 grammi di stearina, anche se c'è anche il pacco più grande, e 100 grammi di paraffina. Ecco qua, sempre la stamperia. E questa l'ho pagata un po' di più, mi pare, sui 2,53 euro. E sono sempre 100 grammi. Dietro c'è scritto che praticamente bisogna mettere 10 parti di paraffina e una parte di stearina. E ovviamente può variare. E infine bisogna utilizzare colori ad olio. Io non ho comprato colori ad olio perché penso che i colori a tempera vadano lo stesso bene, suppongo. Poi vedrò e vi farò sapere. Al limite, se volete un video, vi faccio un video tutorial. La proverò e proverò a fare le candele molto piccoline con degli stoppini piccolissimi, quindi ridurrò questo, quindi un grande risparmio, diciamo. Questi sono i miei acquisti. Ho comprato un po' di cose, spero che vi possano essere utili. Se qualcuno ha provato qualche cosa, mi faccia sapere, perché ecco, mi faccio sapere. Io vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao! Come al solito dimenticavo una cosa. Ho comprato a un negozio qui vicino, una merceria, questi birottini per dolci, molto piccolini, vi faccio vedere. Io già li ho aperti perché già li sto utilizzando. Sono questi qui. Queste cose sono ancora incollate. Eccolo qua. Molto piccolini. E li ho pagati 50 centesimi. Ho visto che ci sono anche varie misure e io li sto utilizzando per le creazioni, in un modo abbastanza particolare, penso. Questo è tutto, sul serio stavolta. Vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!